stata soprannominata la città dei mille colori e Almaty, capitale culturale, la più grande metropoli del Kazakistan. La sua storia risale ai tempi della Via della Seta. Green, eco-friendly e molto dinamica, è il cuore finanziario del paese, una fonte di ispirazione non solo per chi ci vive. Circondata dalle montagne, la città dei giardini attrae da sempre molti turisti provenienti da tutto il mondo. Turisti come Dennis Kin, un americano che dopo aver studiato qui si è innamorato del posto. Ha lasciato la California e ora vive qui da anni. Conosce ogni angolo della città, tanto da aver creato una guida molto divertente, Walking Almaty. Questa è la vera meraviglia di Almaty, è la cattedrale dell'ascensione. L'edificio è stato costruito con gli abeti rossi di Tian Shan. È stato progettato così bene che a distanza di un centinaio di anni da quando è stato fatto, queste strutture sono ancora in ottime condizioni. Conosco l'architetto che stava lavorando alla restaurazione di questa cattedrale ortodossa e quando sono stati fatti i lavori sembrava ancora nuova, di zecca. Ad affascinare Dennis e non solo, il teatro di opere e balletto. Costruito nei primi anni 40, fu il primo edificio in cui furono utilizzati decorazioni nazionali kazake. Qui al centro vediamo un ragazzo suonare la dombra, lo strumento nazionale, e accanto a lui ci sono figure che sembrano vere, che raccolgono mele, perché Almaty è la città delle mele. È qui che questa frutta sembra essere nata, mele selvatiche che crescono nei boschi fuori città. L'interno del teatro narra una storia particolare, quella di un antico guerriero e della sua tomba scoperta nella regione di Almaty. Secondo la leggenda fu sepolto con un abito d'oro e ora la gente lo chiama l'uomo d'oro, uno dei simboli del paese. Questa sala è decorata con gli elementi del costume del guerriero d'oro. Potete vedere anche il leopardo dorato, simbolo della città, perché questo animale vive sulle montagne del Transilia Latau. La stazione sciistica di Shumbulak nella valle del Medeu si trasforma in estate in una grande palestra naturale all'aperto. Punto forte è la pista ciclabile a 1691 metri sopra il livello del mare. Le montagne sono così vicine alla città che molte persone vengono a fare però anche delle escursioni dopo il lavoro. Non ci crederete mai, ma ci metto 20 minuti per arrivare qui dal mio ufficio. Finisco alle 18 e alle 18:20 sono già qui. Le montagne si trovano a 15 km di distanza dalla città tecnologica di Almaty e sono un posto da sogno, un paesaggio cinematografico, come ci ha spiegato anche il regista Kanagat Mustafin. Sono nato e cresciuto ad Almaty, è la mia amata città, non la cambierei per nessun'altra al mondo. Ecco perché tutte le scene dei miei film si svolgono ad Almaty e i miei eroi sono di questa città. Persone coraggiose proprio come Dennis, che ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per sempre. Appena arrivato ad Almaty ha cominciato ad imparare la lingua, non proprio facile, e a studiare tutti i nomi delle strade, scoprendo che molte sono intitolate a famosi musicisti kazaki. Da qui l'idea di una mappa virtuale delle strade musicali della città. Il sistema è semplice, è come per le mappe di Google. Mentre si cammina, è possibile cliccare sulla strada in cui ci si trova. Ora noi siamo sulla strada di Kulash Bayzeitova, una delle cantanti liriche più famose. Potete anche leggere una breve biografia, la chiamavano l'usignolo kazako per la bellezza della sua voce. There she really sounds like a nightingale. Dennis organizza spesso dei tour anche nel famoso mercato. Tanti visitatori, c'è chi viene qui per cercare nuove idee e nuove ispirazioni per il proprio lavoro. Questo edificio costruito negli anni 70 è un perfetto esempio del costruttivismo sovietico. The
Queste nove cupole, che sembrano quasi delle piramidi, fanno filtrare all'interno una luce naturale incredibile. Tutto è etereo qui. Altro punto, queste finestre sono anche un modo per sbarazzarsi dell'aria calda che si forma all'interno del mercato. Per finire il nostro tour, appuntamento in un tipico ristorante locale dove si possono degustare le prelibatezze kazake e il piatto tipico: carne di cavallo, pasta e salsa di cipolla, la cena dei nomadi. Questo piatto si chiama Besh Barmak, ovvero cinque dita, perché si dovrebbe mangiare con le mani. Ma la vera sorpresa arriva alla fine della nostra visita ad Almaty, un concerto di musica locale per immergersi totalmente nelle atmosfere di questa città dalle mille sfaccettature.